Benvenuti a questa nuova edizione di Licata News, la sanità in apertura. Abbiamo registrato un intervento del consigliere comunale Andrea Bugio che chiede un maggiore interesse da parte della politica e un potenziamento per l'ospedale San Giacomo Alto Passo, anche alla luce di diversi editoriali che arrivano per esempio su cardiologia, sul pronto soccorso e sulle condizioni di queste due unità operative. Ci occuperemo poi ancora della Settimana Santa, momento storico per la città, quello di domani. Maria Addolorata e il Cristo alla Colonna usciranno infatti insieme dal Carmine, dove Maria Addolorata è dovuta riparare domenica a causa del maltempo. Siamo stati poi questa mattina alla ragioneria per una masterclass di arte decorativa per quanto concerne l'alimentazione. I ragazzi si sono cimentati appunto nella decorazione di uova di Pasqua ed altro. Chiusura con lo sport e il calcio, andiamo a vedere i servizi. Fede, storia e tradizione nel cuore della Sicilia. Le lunghe dirette della Settimana Santa, piene di pathos. Un fascino immutato nei secoli. In esclusiva su Licata For You Web Channel dal 30 marzo al 9 aprile. Consigliere Burgio, abbiamo letto diversi editoriali, i consueti problemi per l'ospedale San Giacomo Alto Passo, pensiamo a cardiologia, pensiamo ovviamente al pronto soccorso. Quale dovrebbe essere a suo avviso il ruolo della politica, per esempio partendo dal pronto soccorso? Sì, purtroppo ci ritroviamo sempre qui con le stesse problematiche per il nostro ospedale. Questa volta iniziamo con il pronto soccorso, in cui le carenze del personale medico e comunque tutto il personale sanitario sono veramente tante. Diciamo che al momento i medici in servizio sono soltanto quattro, tra questi il primario, tra questi un medico che fa soltanto turni diurni per mansioni ridotte, e quindi soltanto due medici con le ore a completo nel nostro pronto soccorso. Questo si capisce che con la paventata chiusura del pronto soccorso di Licata vuol dire che chiuderà tutto l'ospedale San Giacomo Alto Passo, perché si sa bene che il pronto soccorso è la porta d'ingresso a tutto l'ospedale, a tutti i reparti che ci sono attualmente in ospedale. Stessi problemi anche per cardiologia, anche qui probabilmente servirebbe un maggiore tavolo di concertazione con l'ASP. Sì, vuol dire che appunto l'amministrazione comunale è poco attenta ai problemi dell'ospedale di Licata, e vuol dire che si siede poco con il manager dell'ASP per chiedere maggiori servizi per l'ospedale di Licata. Sappiamo che la carenza di medici colpisce tutto il territorio nazionale, però non ci può essere una sanità di serie A e di serie B, non ci possono essere dei medici, quindi una cardiologia di Agrigento che chiede, per quando loro hanno problemi di carenza giustamente nel loro reparto, ma non può chiedere la chiusura del reparto delicato di quella di Canicattì, che chiedono maggiori servizi per appunto la cardiologia, in questo caso di Agrigento, e non pensano sempre a tagliare le gambe delicate. Quindi questa volta il sindaco si faccia sentire, sbatti i pugni sul tavolo affinché la cardiologia delicata venga, anziché come dicono gli agrigentini, chiusa, ma venga potenziata per offrire importanti servizi salvavita ai cittadini di Licata e non solo di tutto l'Interland. La sede Unicurs di Licata è polo di studio autorizzato dell'Università e Campus. 5 facoltà, 60 corsi di laurea, master, perfezionamento, 24 CFU, certificazioni informatiche e linguistiche. Un tutor personale sempre al tuo fianco durante il percorso di studi. Vieni a trovarci o contattaci per scoprire la nuova offerta formativa e le esclusive promozioni in corso. La comunità licatese si prepara a vivere qualcosa di storico. Mercoledì Santo verranno infatti portate in processione sia la Madonna Addolorata che il Cristo alla Colonna. Il rientro della Madonna al Carmine causa maltempo ha infatti comportato una revisione nell'organizzazione.
Mercoledì, una volta giunto al Carmine, il Cristo alla Colonna incontrerà infatti l'Addolorata e insieme andranno in processione. Il Cristo alla Colonna della Carità si fermerà regolarmente al Chiostro San Francesco, l'Addolorata proseguirà invece fino a Sant'Agostino per il suo definitivo rientro. Era un avvenimento senza dubbio non previsto né prevedibile, perché non erano questi i piani, perché sappiamo benissimo che la tradizione prevede il rientro della Madonna a Sant'Agostino dopo la processione della domenica sera. Però il maltempo era abbastanza fastidioso e quindi senza esitazione appena mi hanno chiesto dalla confraternita e dalla parrocchia la possibilità di fare stazione alla Madonna, non mi sono tirato indietro, anzi vedo come provvidenziale questo tipo di passaggio della Vergine Santa, anche perché quello che noto come pastore è che da tutta la mattinata, in maniera diciamo esagerata, perché non era manco prevista di lunedì mattina tutta questa folla, un fiume di persone è passato davanti all'immagine della Vergine Santa, quindi c'è ancora questo ricercare, no, il contatto con la Vergine Addolorata, e il popolo licatese lo sta dimostrando, per cui stiamo valorizzando al meglio questa possibilità, intanto garantendo la presenza dei sacerdoti in parrocchia tutta la giornata, perché la gente chiede anche le confessioni in vista della Pasqua. E poi soprattutto perché comunque dico, è bello far sentire la gente accolta e a casa propria, la chiesa del Carmine è la casa di tutti i licatesi, quindi chi vuole venire le porte sono sempre spalancate. Una novità suggestiva e storica che vedrà quindi il coinvolgimento di due confraternite e di due fercoli. Licata for You Web Channel seguirà con una diretta streaming entrambi i momenti a partire dalle ore 18. La Madonna farà rientro a Sant'Agostino mercoledì sera. Perché mercoledì sera, non stasera o domani? Perché si sfrutterà la possibilità della processione del Cristo alla Colonna in quanto ha permessi ad autorizzazione, perché diversamente non le avremmo. E allora quindi si fa coincidere un po' il passaggio di Cristo alla Colonna, e poi la madre e il figlio scenderanno insieme e ci indicheranno la strada della celebrazione del mistero della Pasqua. La falegnameria Caico Arte Design è leader nel settore degli infissi in legno e della serramenta. La collaborazione con prestigiosissime ville italiane ne testimonia l'importanza dell'azienda. Veniteci a trovare in via Salvo d'Acquisto a Licata. Questa masterclass per gli studenti del Re Capriata, arte decorativa in vista della Pasqua, da dove è nata questa iniziativa? Allora, questa iniziativa è nata dall'Associazione Provinciale Cuochi di Agrigento, di cui io sono il presidente, e noi siamo vicini ai ragazzi, in tutte le scuole alberghiere, è stato presentato in altre scuole e questa è l'ultima scuola, per noi è forse quella più importante perché abbiamo portato oltre l'agnello pasquale, abbiamo portato delle crocette e ora faremo anche l'uovo di Pasqua. Il messaggio nostro è quello di avvicinare i ragazzi al mondo del lavoro, perché la scuola sicuramente dà le basi ai ragazzi, però noi come associazione io credo che siamo un anello tra la scuola e il territorio, perché all'interno della nostra associazione, oltre insegnanti e quant'altro, abbiamo ristoratori, albergatori, abbiamo pasticcere e quant'altro, ok? Allora, tutto quello che noi facciamo nella formazione lo facciamo a titolo gratuito, perché crediamo realmente in quello che noi rappresentiamo. Presidente dell'Istituto Re Capriata, con l'enogastronomico è sempre proiettato su nuove sfide. Sì, sicuramente, anche perché sono quelle sfide che consentono ai ragazzi di potersi innestare all'interno del territorio e proiettarsi anche in una dimensione a carattere internazionale. E quella di oggi è una di quelle occasioni che offre l'opportunità alla scuola di aprirsi al territorio e di coniugare una serie di ingredienti che stanno tanto a cuore al nostro curriculum scolastico, quale la territorialità, la creatività di cui ci daranno prova i nostri maestri, e poi anche la tradizione attraverso come forma di cultura che si può coltivare tramite la cucina, perché è essa stessa espressione culturale di un territorio. Benvenuti in farmacia. Professionalità e servizi.
Lavoro di squadra. Amici degli animali. Veniteci a trovare. Il Licata vince contro la San Cataldese dopo 5 partite e ottiene 3 punti fondamentali in chiave playoff. Una partita ben giocata dai gialloblu di Mister Romano, che dal primo minuto hanno approcciato bene la gara e con un gol per tempo di Mudasiru nel primo e di Minacori nel secondo hanno portato a casa una vittoria importantissima. La partita ieri è stata una bellissima partita dove le due squadre si sono affrontate a viso aperto. È stata veramente una partita gradevole. L'abbiamo vinta noi capitalizzando le occasioni che abbiamo avuto. Loro hanno avuto qualche occasione, ma è stato bravo Valenti a neutralizzarla. Però tutto sommato direi che nell'economia della gara il risultato ce lo siamo meritati, la vittoria ce la siamo meritati. Perciò sono contento della prestazione dei ragazzi e questo risultato dopo tante le ultime 5 partite dove non avevamo fatto una vittoria, avevamo fatto 3 pareggi e 2 sconfitti, ci rilancia sia nella classifica ma anche nel morale e nell'entusiasmo. 3 punti utili soprattutto in chiave classifica per i gialloblu, che salgono al quarto posto in zona playoff con la Vibonese e scavalcano in un solo colpo sia il Trapani che la Mezia, uscite rispettivamente sconfitte dalle sfide contro Castrovillari e Catania. Adesso siamo in una classifica importante dove cercheremo fino alla fine di restarci o quantomeno lottare per restarci. Poi se dovessimo arrivare a quella che è in questo momento l'obiettivo che ci siamo prefissati, l'obiettivo dei playoff, sarebbe veramente, come dico sempre, la ciliegina sulla torta, perché i ragazzi se lo meritano per quello che hanno dimostrato quest'anno e per come hanno lavorato in questa stagione. Per cui ci auguriamo tutti che tutto questo possa avvenire.